sono Gianni Dragoni, è uscito per Chiare Lettere un mio ebook, L'Igresti Story, la famiglia prima di tutto. Viene fuori il ritratto di una famiglia potentissima, tra le più ricche d'Italia, certamente era considerata il padrone di Milano, l'Igresti, metà degli anni 60, una ricchezza costruita facendo il costruttore, il palazzinaro, il mobiliarista, poi si estende alle assicurazioni, alla finanza, il suo gruppo aumenta sempre di potere con il sostegno delle banche e della politica, fortissimo il legame con Bettino Craxi, e insieme a Bettino Craxi l'Igresti viene anche condannato nel primo grande processo di Tangentopoli a metà degli anni 90 per tangenti, a condanna a 2 anni e 4 mesi, nel processo fu condannato anche Craxi, ma l'ascesa di Salvatore Ligresti, il patriarca, oggi a 81 anni, non si è fermata e con l'aiuto di Mediobanca e di altre grandi banche e di potenti amicizie politiche è proseguita. Dopo la caduta di Craxi, il sodalizio di Ligresti è proseguito con Silvio Berlusconi, fortissimo. Uno dei collaboratori stretti poi di Berlusconi, Paolo Romani, che è stato anche ministro dello sviluppo, era l'amministratore delegato di una società televisiva che possedeva Ligresti, e questa società, racconto al libro, faceva anche dei favori a un amante di Craxi, per esempio acquistando dei programmi da una televisione, ma solo perché appunto c'era questo rapporto clientelare. E poi abbiamo scoperto solo di recente, ma è un'amicizia che c'era da molti anni, da decenni, un'amicizia con una figura che potevamo considerare insospettabile, Anna Maria Cancellieri, ex prefetto, catapultata nella politica con il governo Monti come ministro dell'interno, poi ministro della giustizia in questo governo con Letta. Le telefonate sono ormai nella cronaca tra il ministro Cancellieri, la compagna di Ligresti il giorno degli arresti, della retata di famiglia il 17 luglio di quest'anno, poi le telefonate per favorire e aiutare la condizione di Giulia Ligresti che era in carcere, ma si è aperto tutto uno spaccato su un rapporto stretto tra la famiglia Cancellieri e la famiglia Ligresti, che è la famiglia di un pregiudicato per gravi reati, corruzione, reati finanziari.